Ciao Donzellina, buongiorno. Allora, riesco a girare con la luce dopo, non so, dopo mesi, ma soprattutto riesco a girare perché sono più di 2 settimane che non faccio un video. Dopo quello del Cosmoprof c'è stato un blocco totale perché dovevo dare un esame, poi non l'ho dato. Sono malata, infatti penso di avere la voce leggermente nasale, sicuramente molte molte occhiaie, quindi vabbè, insomma, mi sto riprendendo ora. In questi giorni ho messo a posto l'armadio, ho messo a posto camera, ho cambiato un po' di cose, cioè non è che ho cambiato l'assetto di camera. Semplicemente non trovavo più spazio per le mie cose, quindi ho tolto roba vecchia dell'adolescenza e insomma, ho usato tutti gli spazi possibili e ho rimesso a posto anche l'armadio. Quindi vi faccio vedere appunto come organizzo il mio armadio in questo momento di ordine, anche se so che il mio ordine potrà sembrare disordine a tante perché io sono un tipo catastrofico, veramente disordinatissimo, quindi per me questo è ordine, cioè io mi ci trovo bene con l'armadio messo così, però sicuramente poi per qualcun'altra sarà forte disordine. E poi ho fatto questo video proprio oggi perché mi è stato comunicato ora da poco che l'ora dell'appuntamento per l'incontro del 6 aprile. Per chi non lo sapesse, Nintendo appunto ha organizzato questo incontro il 6 aprile a Milano. Il 6 aprile, quindi sabato prossimo a Milano. Ci saremo noi che partecipiamo al progetto Nintendo, che siamo appunto io, Smilicious, Sweet Beauty 1990, Alice Lai Codri, Cheryl Pandemonium e Alessia Milanese di The Chili Cool. Praticamente quasi tutti youtuber e Alessia Milanese che è una blogger. L'appuntamento è per il 6 aprile alle 14 all'Accessorize di Via Torino a Milano. Quindi Accessorize di Via Torino alle 14 alle 2 del pomeriggio, sabato 6 aprile. Io ci sarò sicuramente, ho già i biglietti del treno per andare a Milano. E niente, mi farebbe piacere sapere se qualcuno viene, se insomma scrivetemi qui sotto sui commenti o su Facebook, eccetera. E forse manderò il video anche alle altre youtuber che so che abitano a Milano, magari così ci incontriamo tutti insieme. Mi farebbe piacere conoscere voi e mi farebbe piacere anche conoscere insomma le altre ragazze di YouTube. Quindi niente, vi aspetto alle 14 all'Accessorize di Via Torino. E va bene, cominciamo col closet tour. Allora, innanzitutto questo è l'armadio. È un 4 stagioni, enorme, enorme. Vabbè, è un 4 stagioni, quindi è per tutta la famiglia. Questo reparto qui non è mio. I miei sono questi due centrali qua, queste quattro ante qua, e anche quello non c'è roba mia. Va bene, vi faccio vedere prima questa parte di qua e poi questa parte di qua. Allora, questa è la parte destra delle due ante che vi ho fatto vedere. Cominciando dall'alto, lassù ci sono i pigiami, qua c'è il reparto trucchi e cosmetica, qui c'è il reparto accessori, mentre lì ci sono pantaloni, gonne e laggiù c'è la biancheria, eccetera, tipo la roba, calzini, robe vergognose. Ora vi faccio vedere più nel dettaglio tutti gli scaffali. Reparto pigiami, vabbè, non è molto sicuramente molto interessante, comunque là ci sono le magliene che metto per casa, anche qui invece ci sono proprio i pigiami, questo a scacchi è il mio pigiama preferito, è bellissimo, è fighissimo. Laggiù c'è un golf di Romwe che però mi sta troppo lungo e quindi l'ho dovuto, praticamente lo uso come golf da casa, comunque qui c'è tutta la mia roba da casa. Reparto cosmesi. Allora, partiamo da qua giù. Qui ci sono le cose che uso più di frequente, il deodorante, poi qui c'è una scosina di colluttorio, la Nivea Blu, piena di paraffina, lo so, ma mi serve per proteggermi dall'allergia. Qui ci sono le maschere per il viso. Poi, laggiù sullo sfondo, ci sono tutti i prodotti per il corpo. Questo è un bagnoschiuma, ad esempio, di Bottega Verde. Qua ci sono roba di Splendor, altri shampoo, eccetera, anche qua dietro. Il bagnoschiuma dell'IKEA. Questa roba qui, che sono roba appunto per il bagno e per il corpo, che però ancora è intatta, cioè non è stata utilizzata. Compro le cose quando vado a fare la spesa e poi le uso via via, non le ricompro nel tempo. Sempre sullo sfondo laggiù, qua ci sono le creme da mare, uso quelle ah, vabbè, quelle lì, Armstrong, quelle lì. E qui c'è il mio doposole preferito, che è quello al coccolami di Bottega Verde. Qua un altro bagnoschiuma non aperto. Qua giù, creme da corpo e oli, che però sono Nivea e non uso più perché ho scoperto che contengono un mio allergene. Qua ci sono invece questa pochette rosa qua allucinante. È la mia pochette da borsa, bellissima,
mentre quella a scacchi laggiù è la pochette che porto quando mi porto i trucchi in giro in viaggio. Laggiù ci sono delle palette che non uso. Questa qua è la zona centrale, è dedicata ai trucchi proprio. E c'è, vabbè, qui un po' di palette. C'è la Urban Decay, questa della Sleek, le palette MUA, quelle piccoline Essence, eccetera. In questa scatola qui tengo invece tutti gli ombretti mono, quindi proprio quelli singoli o doppi comunque, sono di Essence, soprattutto di Kiko, e qualcosa di figo tipo Dior e Chanel, eccetera. Nella scatolina là dietro, questa qua, ci sono tutti i prodotti per le labbra, burro di cacao, lucida labbra, rossetti Essence, altri rossetti vari, insomma, comunque qua tutti i prodotti per le labbra. E qua davanti, c'è qui la roba per il viso, quindi blush, base illuminante di Essence, la BB cream. Qui c'è anche il coso dei pennelli. I pennelli sono qua. Qua ci sono qualche pennellino e qui le matite. I pennelli io, cioè, li tengo nella scatola dove tengo i trucchi con cui mi trucco tutti i giorni, la maggior parte sono lì, qui ce ne sono altri. Qui c'è la roba utile, ovvero tipo le cosine per le orecchie, poi i fazzoletti per il naso, le mie due confezioni di lenti, questa roba qua. Questa scatolina qui è quella del disordine, ho bisogno di una scatolina dove poggio le robe casuali, vedi qui c'è il rossetto, qui c'è il fondotinta, insomma, ho bisogno di una scatolina dove buttare roba quando mi va. E vabbè, la pillola e la crema. Questi sono i miei smalti. Tra l'altro sono la maggior parte secchi, infatti non capisco come si fa ad avere collezioni enormi di smalti che si seccano subito. E lì ci sono i profumi, che sono Hypnose Senses, Narciso Rodriguez Forever, però è la copia. Qua dietro ce n'è uno che ho comprato da OVS a 7 euro, buonissimo. E poi, vabbè, altri, togli smalto, eccetera. Comunque, nel complesso questa è la sezione cosmetica. Reparto accessori. Accessori e roba varia in realtà. Allora, partendo da là, lì c'è il mio ultimo pacchetto di sigarette. Ho smesso di fumare un anno e mezzo fa quasi. E questo è il mio ultimo pacchetto di sigarette e adattatori per il viaggio, per le prese. Poi, vabbè, là dietro scatole, roba varia. Là c'è la scatola con tutti i miei cellulari vecchi, il caricabatterie, quelle roba là. In quella cosa là di camomilla ci sono le robe per i capelli, tipo i bigodini, questa roba qua. Qua davanti ci sono gli accessori. Per me tenere in ordine gli accessori è veramente una cosa complicata, perché solitamente mi vesto, mi spoglio in fretta e faccio un casino allucinante. Comunque, divido tutto in scatole anche qua. Nella scatola là ci sono gli anelli e in questa piccina invece degli orecchini troppo piccoli per stare insieme a questi, quelli che si perdono, tipo i tappabuchi, questa cosa qui. Qui croci, ma non solo, ci sono anche i ciondoli, la chiave, insomma le collane, quelle a pendente. Nelle scatole là, in questa scatola blu, da solo c'è l'anello che mi ha regalato Stefano. Qui ci sono gli anelli di Asos e anche gli orecchini, quelli per la parte alta dell'orecchio. Nella parte degli orecchini, appunto, ci sono gli orecchini messi in modo molto casuale. Naturalmente tutte le coppie sono qua, cioè nel senso sono divise in due scatole in modo random, però qui ci sono tutte le coppie, qui ci sono tutte le coppie. E mentre di qua ci sono le collane e due cinture. Ci sono le collane, quelle rigide, quindi tipo queste, i collari così, ci sono anche le catene, eccetera. Qua ci sono un po' tutte le collane che siano collane e che non siano ciondoli. I ciondoli sono qui. Qua sotto ci sono gonne e pantaloni. Le gonne e i pantaloncini corti lì. Qua su ci sono i pantaloncini corti che sono più piccoli e poi tutte le mie minigonne. E in fondo ci sono le gonne a ruota che creano più disordini, quindi le ho lasciate in fondo. Qui i miei leggings, i pantaloni e i pantaloni. Tento di tenerli sfalzati, cioè nel senso in modo che si vedano tutta la piegatura, in modo da riuscire a sceglierli meglio. Questo in tutto. Poi con le gonne è più difficile perché si perdono, insomma, non si riesce a distinguerle bene. Questi due sono i miei pantaloni preferiti, sono insieme per combinazione. Questo qui e questo qui sono i miei due pantaloni preferiti. Vabbè, insomma, tengo tutti comunque quella roba lì piegata così, anche se mi piacerebbe tenerla appesa, però non ho spazio. Poi nei cassetti laggiù non vi faccio vedere perché comunque c'è roba, c'è la biancheria qua, ci sono tutte le calze invece qua sotto
E laggiù in fondo c'è il cassetto delle vergogne, che è veramente un cassetto delle vergogne, non so neanche più cosa di preciso ci sia. La parte dei giubbotti, le t-shirt e le maglie che riesco a tenere piegate, la maggior parte dei golf, camicie e vestitini, e laggiù ci sono le scarpette, che non metto quasi mai perché porto pochissime scarpette da ginnastica, però insomma ci sono le scarpette da ginnastica, le Converse, le... come si chiamano queste? Le Stan Smith, New Balance... Queste cosa sono? Non me lo ricordo. Vabbè, insomma, laggiù ci sono le scarpette. Allora, io tento di infilarmi nell'inquadratura, so che vedrete soltanto mezze cose. Comunque, allora, nella parte qua ci sono tutti i miei golf. Quindi d'estate questa parte qua va via e la trasferisco sopra. Golf che al momento sono divise tipo per colore. Qua ci sono tutti i beigiolini, qua ci sono i rossi, qua ci sono i grigi, i neri, eccetera. Qui c'è anche una giacca, ma... Bah. Ok, qua tutti i golf, però l'ordine si perde subito, ora perché l'ho messo a posto ora. Qui le uniche due mie cose blu, non ho altre cose blu. E poi qua ci sono invece le camicie, o comunque maglie che ci tengo a tenere appese. Qualche vestitino, questi sono veramente primaverili estivi. Altre maglie, camicie. Qua ci sono delle tute, ma avete mai visto quella tuta? Sì, ho anche due tute. Comunque... Qui ci sono i little black dress, quindi vestiti neri corti, questo molto sportivo, questo invece più da, non lo so, più da cocktail, vestito di lana, questo che lo porto come tipo copricostume al mare quando voglio fare la figa, poi ci sono quello con i brillantini, insomma qui tutti i miei little black dress, e qua giù ci sono le gonne lunghe. Che facciano parte di un vestito oppure sì, ho anche un colore sgargiante nell'armadio. Questo è un vestito che ho messo a un matrimonio, ve lo farò vedere prima o poi. Insomma, qui le gonne lunghe, eccetera. Comunque, questa è una parte dell'armadio dove tengo le cose appese. Tento di tenere le grucce tutte girate nel solito verso, perché poi per rimettere a posto l'armadio è più comodo toglierle in gruppo, la roba così, insomma. Sopra le cose appese tengo le t-shirt, le maglie, insomma quelle che posso piegare. Queste sono t-shirt, proprio magliette a maniche corte. Questa parte nera qui, che saranno 10 magliette, sono magliette canottiere o maglie a maniche lunghe che metto sotto i golf fondamentalmente. Comunque sono maglie da sotto. Vabbè, altre maglie. Questa parte qui invece sono felpine leggere. E maglie da sera, quella di velluto, quella dorata, qua ce n'è un'altra tipo di raso. Sono comunque le maglie da più da sera che però posso tenere piegate. E anche queste tento di tenerle con le costole tutte separate, le costole, insomma, la piegatura tutta separata in modo da riuscire a sceglierle facilmente. Questa è una cosa che se siete ordinati serve tanto, cioè non farle sporgere tutte, non nasconderle sul dietro perché se no ve ne perdete mezze. E poi lassù ci sono tutti sopra. Tutte, una parte di sopra, perché l'altra parte di sopra è qua. Comunque, qua ci sono i sopra, che è il cappotto nero, là un'altra pelliccia, questo giubbottino che io adoro, invece avevo fatto schifo di rom e di jeans. Questo è un altro giubbotto, forse il più caldo che ho, con cui sono andata a Berlino, ma voi non l'avete mai visto. Il parka, insomma, vabbè. Qua ci sono i sopra, che tengo in alto, perché non, comunque basta salire su una sedia e quella roba la riesco a prendere. Insomma, sono tutti i giubbotti e i sopra. E passiamo alla parte che mi piace di più, ovvero lo stendino. Una nuova organizzazione, perché questa cosa l'ho cambiata. Prima tenevo le scarpe tutte qua sotto e in quella, oh, qui c'è una valigia, e tenevo le scarpe qua e qua nella libreria, qui e qui. L'ho spostate, prima erano qua. Ma non riuscivo a pulire in terra e quindi le ho messe nelle mensole. Vi consiglio di organizzare le scarpe in questo modo perché secondo me sono belle da vedere, ma soprattutto comodo perché non vi occupano, cioè vi occupano spazi, ma vi occupano praticamente spazi aerei. Quindi, insomma, se avete modo, le mensole ve le consiglio. E vabbè, i miei stivali, 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 creepers. Messe molto random le scarpe. Qui c'è lo stendino, che è uno stendino che ho comprato. Con lo stendino coi piedi che ho comprato da Ikea, costa 16 euro questo stendino, veramente comodissimo. Il mio è bianco. I due cappelli, quello con la tesa e quello con da ferro tranviare nuovo. Quassù ci sono le altre papale. Qui ci sono papale e delle pochette.
Le pochette e le sciarpe le tengo qua tutte ammucchiate perché le sciarpe mi si spiegano. Le papale le perdo una da una parte e una dall'altra, quindi io ho dedicato questo trancio di libreria e tengo, insomma, pochette, sciarpe e papale tutte qua. Per quanto riguarda questa parte qua, questo stendino qua, le cose che tengo qui sono fondamentalmente quelle che metto di più o quelle che ancora non ho messo. Qua ci sono un po' di giubbotti, comunque di robe da sopra, pelliccia, pelliccia, altri giubbottini che ancora non ho avuto modo di mettere perché sono estivi, insomma, sono più primaverili. E in questo stendino tengo le cose che ancora non ho messo, cioè tento di tenerle tutte qui, come ad esempio questo completo che avete visto, ho comprato nell'ultimo haul, ancora non l'ho messo, oppure questa giacca fantastica che mi è arrivata ora da Romwe e boh, beh, è bellissima con queste paillette, vabbè, insomma, che ancora non l'ho messa e le tengo tutte qui, anche questo non l'ho messo, questo è nuovo, questa che non mi piace, se qualcuno la vuole, non doveva essere questo rosa, ma è venuto questo rosa, e se qualcuno la vuole, questa giacchina, me lo faccia sapere che gliela invio. Va bene, insomma, in questo stendino tengo tutte le cose, tengo le cose in due strati perché sennò anche qui non avrei modo di mettere grucce su grucce, quindi c'è sempre, quasi sempre un cardigan e sotto un altro capo. Queste sono le robe anche più belline da vedersi, perché se tenessi su questo stendino robe orribili, la mia camera farebbe schifo. Questo è una forte fonte di disordine. Altri spazi accessori residui. Qui c'è uno stendino fatto di quelli a omino, dove tengo le mie borse appese, le borse che metto per, insomma, di più. Sono tutte nere, evidentemente. Qui c'è quella che non posso appendere, che è la copia di Alexander Wang. Comunque, insomma, qua appendo tutte le mie borse. Laggiù poi c'è gli ombrelli e la macchina, la borsa della macchina fotografica. Comunque, tengo tutto appeso qua. Ci sono altre scarpe che ho sempre messo sulle mensole, quindi sono lì. Qui ci sono i tacchi neri, di qua c'ho tutti gli stivaletti bassi. Sì, c'è anche qui un tacco, un paio di tacchi, ma comunque sono stivaletti comodi e bassi. Va bene, io direi che il tour del mio armadio è finito. Spero vi sia piaciuto, spero di avervi dato anche un'idea, almeno con quest'idea dello stendino e delle mensole. Mi sembra cioè, un buon modo di organizzare i vestiti e noi ci si vede al prossimo video. Ciao!